L'alluvione Lampo che si è scagliata sull'isola di Creta sabato ha provocato un morto e due dispersi a causa dei fiumi d'acqua che hanno invaso le strade. A essere maggiormente colpito è stato il villaggio dei pescatori di Agia Pelagia, che si trova a 25 km a nord di Eraklion, la città più popolosa dell'isola greca. La scena è stata tragica, sembrava venuta fuori dalle catastrofi scritte nella Bibbia. La notizia terribile è che al di là di tutti i danni abbiamo perso una persona e stiamo cercando una donna dispersa, afferma il sindaco di Malevizzi che amministra il villaggio. È stato un vero disastro, ma purtroppo non avremmo potuto pianificare nulla di più di quanto abbiamo già fatto. In un lasso di tempo brevissimo è venuta giù una quantità enorme d'acqua, ha aggiunto il governatore dell'isola. Numerosi detriti e le auto sommerse dall'acqua al largo della stretta spiaggia di Agia Pelagia. I vigili del fuoco hanno lavorato in tutta l'isola per salvare decine di persone bloccate con le loro auto nelle strade allagate.